La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, è arrivata all'impallato con la scopa ed il carbone. Signore e signori, buonasera. L'impallato conduce Andrea Buscemi. Signora Befana, le male. Cos'è questo ritorno? C'è un ritorno. Siamo rigorosamente in diretta, quindi ci saranno dei problemi tecnici, anziché no. Allora, come vanno le... Male. Tanta perché? Crisi, tanto carbone. Ah, ecco, bene. Ah, cioè, allora, ora la Befana Martina, tra l'altro, stasera distribuirà dei doni. Cosa daresti a Zucchini, per esempio? Una noce. Una noce, allora, preparate, vai. Un applauso alla Befana che è venuta. Allora, Epifania, siamo rigorosamente in diretta. Va detto che... Si può intervenire telefonicamente in diretta 050 59 89 12. Chi vuole parlare con noi in diretta? Dodi Giuliano, l'applauso a Dodi. Guarda la Befana che porta soltanto noci? Solo noci? Ecco, è andata già abbastanza bene, guarda, un po' di noci. Come vanno le cose? Cosa ci ha portato la Befana? Cosa ci porterà la Befana? Niente, così. Nulla? Un anno così, ma 2014. 2014, come la meditazione, vuoto assoluto. Niente. Matteo, cosa ci porta la Befana? Cosa ci porta la Befana non lo so, però iniziare dicendo niente, insomma, mi fa preoccupare. È brutta. Io mi sono affidato a Dodi, ma che no, è un perché, parlatore. Vedi, il niente, appena che c'è qualcosa, e te sei contento. Quindi insomma è una questione di aspettative, diciamo. No, noi aspettiamo che ci restituiscano qualcosa. Io spero che porti lavoro, tanto lavoro, perché ce n'ha bisogno questo paese, veramente, tra le giovani generazioni, ma anche quelli che a 50 anni purtroppo l'hanno perso, è necessario che quest'anno si ritrovi il lavoro. E quelli che aspettano la pensione oramai vanno sempre che te vanno a fare. Ma quelli che aspettano la pensione, come dire, è giusto che gli venga consentito di andare in pensione nei limiti, nella maniera insomma più opportuna. Mi pare che le scelte che sono state fatte negli ultimi anni vadano nella direzione dell'allungamento. Ma domanda, quelli che prendono i manager in pensione, che prendono 90.000 euro il mese di pensione, ma come li vediamo? No, ora con tutto rispetto, avranno lavorato lacrimente, ma queste distonie, no, in questo nostro paese non sono più accettabili. Questo bravo, è evidente, non sono più accettabili, bisognerebbe trovare anche la forma per chi, come dire, ha avuto troppo, che restituisca e dia qualcosa invece che ha di meno. Lippi, Adolfo Lippi, no? Per esempio. Ma ha avuto troppo? No. Ha avuto tanto, ha avuto tanto. Dipende, nella vita si può avere troppo. Non da 90.000 euro al mese ancora, però ci vuole il microfono. Il vitalizio ai politici andrebbe tolto subito, andava tolto prima, e credo che sia una delle prime cose che va fatte, perché in un momento di crisi la politica deve essere per prima a ritornare sobria. Lo ritengo fondamentale. Lei parlava dei giovani, no? Il lavoro per i giovani, ma ci ha pensato Monti, aumentando l'età pensionabile, a dare lavoro ai giovani, no? Ma non è il problema soltanto di quando si va in pensione. Io credo che il lavoro, se lo creiamo e diamo l'opportunità, come dire, di rilanciare un'economia che è ferma, si trova il lavoro anche per le nuove generazioni e si consente anche di si avvia la pensione. Come mai non cresciamo solo noi, gli altri crescono? Ma no, la verità è che in questi mesi, in questi anni, non è cresciuta l'Italia, ma non sono cresciuti tutti gli altri paesi dell'Europa, tolta forse soltanto la Germania. L'Italia sbaglia. Tante, un debito pubblico così grande che non consente di far ripartire l'economia. Chi c'è stasera? Befanina? Chi c'è? Antonio Mazzeo, Solange, Alessandro Trolisi, Andrea Serpagli, per Paolo Magnani, Stefano Pini, Leonardo Taglioni, Antonio Della Modarmi, Serena Donati, Susana Ceccardi, Carlo Raffaelli, Adolfo Lippi, Lorenzo D'Andrea, Piero Turugiani, Alberto Lusiani, Luciano Talavella, Renzo Zucchini, Gianluca Manni, Maria Laura Ferrari, Daniela Ceconi, Roberto Nannicini, Dodi, Cristina Cacano, Michele Bossi, Alberto Bossi, Angela Guglielmi, Dante Roncaglia, Alice Paolettoni. Ecco. Naturalmente Dino Mancino al pianoforte. Bravo. Bravo Dino, bravo. Allora,
Allora, io ho già estorto una promessa a Dodi Giuliano, che è un bravissimo pianista, anche lui, e dopo ci dedicherei qualche cosa. Prima avevi detto che questo non era un programma serio, ma abbiamo iniziato subito. No, è serio, vabbè, se voglio dire. Ma invitato per la Befana e mi comincia a parlare di disoccupazione, di lavoro, dopo un anno di tragedia, anzi più anni di tragedia. Cioè, mi ha fatto diventare serio anche lo Stefano Bini, cioè, come si fa? Stefano Bini è molto serio, finge di non esserlo, finge di non esserlo abilmente, ma... Devo dire però che la partenza a razzo di Antonio, subito senza preliminari, ci ha fatto subito entrare... Pensavo un po' più di riscaldamento, ecco. 6 gennaio ha rimbrottato rimbrottato, perché io sarei per la purga, perché qualcosa poi rimettono con la purga, non si sa cosa, ma insomma la purga qualcosa... ci ritorna. Ora ne parliamo. Allora abbiamo con noi stasera. Poi ci abbiamo tanti campi qui intorno. Abbiamo con noi stasera, vi prego di accoglierlo con un bel applauso, Slange. Allora, Paolo, c'è un numero di telefono per intervenire in diretta stasera. Siamo rigorosamente in diretta, 050 98 89 12, e te ci fa la cortesia di aiutare chi sì, telefona, sì, sì, certo. Per sapere il futuro. Secondo te come lo vedi il 2014? Io lo vedo bene, molto bene. Bisogna essere ottimisti e soprattutto bisogna credere in qualcosa. Prima di tutto nella salute, che è fondamentale, perché senza quella non si va da nessuna parte. E poi basta con questo disfattismo, che ormai è diventato una cosa proprio di all'ordine del giorno. Pensiamo positivamente, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti, combattiamo, tutto lì. Bisogna combattere comunque. Quindi... Però è tanto che si combatte. Lo so, ma purtroppo la vita è anche questa, c'è poco da fare. Sono 5 anni comunque, Andrea Serfogli, sono 5 anni di crisi. Se ne esce, non se ne esce, ma io come la vede un politico? Credo che sì, nel senso che ormai credo che il peggio sia passato. Certo che la situazione non è delle migliori, errori, lo diceva bene Antonio, ne sono stati fatti tanti, quindi c'è da recuperare parecchia strada, però credo che poi alla fine bisogna che ognuno non si butti giù e ci voglia, si ritrovi un certo entusiasmo, perché solo con un entusiasmo e con la voglia di fare e di affrontare i problemi che si riesce anche a superare questi bravo, momenti. Bravo. Diversamente si potrebbe avere anche il miglior governo del mondo, ma se ogni singolo non ci mette del suo in termini di entusiasmo, di voglia di riscatto e di riuscire, si va poco lontano. Quindi da questo punto di vista è chiaramente il lavoro è la priorità. L'Italia ha da recuperare un po' di produttività, perché purtroppo il debito pubblico che è stato fatto nel passato è significato un carico fiscale chiaramente di un certo tipo, ma le tasse di oggi sono figlie di politiche degli anni passati, chiaramente. E poi credo che sul versante della moralizzazione e quindi dei costi della politica ci sia molto da fare, ma mi sembra che si sia imboccata la strada giusta, perché quanto diciamo dichiarato da Renzi, che va nella direzione appunto di recuperare 1 miliardo di costi della politica, sia al di là dell'impatto in sé in termini economici, però sia un bel segnale di fiducia verso la gente, perché è chiaro che se si chiedono sacrifici, si chiede alla gente di fare qualcosa in più, chi è poi impegnato nelle istituzioni deve fare chiaramente più che la sua parte. Rispetto a questa tua considerazione del fatto che ognuno di noi deve fare qualche cosa, c'è però un po' l'idea, voglio sentire un imprenditore, Leonardo Taglioni, gli faccio un applauso perché è appunto un imprenditore, c'è un po' l'idea, ti fai l'applauso da solo, c'è un po' l'idea di, se ne parlava anche, no, che resta difficile fare le cose senza tener conto di quella che è un po', tanto è la macchina Europa, no, che fra il laccio e il lacciuoli ci rende un pochino così, un po' schiavi, no, di quell'apparato, e poi a volte sembra di essere incapaci noi individualmente di fare qualche cosa che non tenga conto di una politica un po' così, un po' strana, no? Se ne parlava una volta, io te lo so. Sembra un po' che soprattutto noi giovani, no, non sono proprio più giovanissimo, comunque noi giovani, nella mentalità dei giovani c'è un po' l'idea di avere un po' le ali, come si dice, tarpate, e questo purtroppo è realtà. Ma che sia anche un senza po' andare nello specifico il perché e per come. La crisi, si cerca di stigmatizzarla, però c'è, purtroppo c'è, è vera, è reale. Cerchiamo di guardare al futuro, al 2014, con positività, cerchiamo perlomeno di farlo e guardare al 2014 con un bel sorriso, proviamoci. Tu sei ottimista? Cerco di essere ottimista. Ma dove vai a scuola per imparare a essere ottimista? Ascolto politici alla televisione. Ah sì. Io comunque volevo dare una notizia anch'io. L'Italia è un paese ricco.
Sì, ancora è ricco. Tutti, io ce l'ho con le agenzie di rating, ma voi vi alzate la mattina, cioè noi non ce ne accorgiamo. Andate a prendere la macchina, ci trovate 3-4 di questi Vucumpra che ti chiedono soldi, quindi vuol dire che noi ci abbiamo soldi. Arrivi al parcheggio, ne trovi altrettanti, vai al ristorante, ti vengono a portafiori. Poi in questi giorni arrivi a casa, perché non ne puoi più, perché hai speso quelle poche monete che avevi. Parti gli spot alla televisione, dona 2 euro qui, 3 euro di qua. Allora siamo ricchi. L'Italia è un paese meraviglioso. O hanno sbagliato tutti i vellati e ci vengono a chiedere soldi e non se ne sono accorti, non ce ne abbiamo più, o siamo un paese di ricchi e li abbiamo nascosti sotto il mattone. Siamo un paese meraviglioso e facciamoci un applauso. Oh, lo vedi? Visto, sì, sì, certo, siamo un paese. L'agenzia di rating non capisce. Applauso, guarda, è venuto un po' Poloffio, Ti sei Gianluca Magni, attore, ottimista o pessimista? Ti ho visto un po' pessimista tu. No, io, allora, essendo artista, sono ottimista per natura, sono realista. Perché sono pazzi gli artisti. Sono pazzi, ma in questo momento la pazzia serve. Certo. Serve a non, vedere, a non vedere naturalmente la realtà per come veramente è, perché comunque insomma una dose di pazzia per andare avanti nei momenti difficili è basilare per tutti, artisti e non, credo. Ma non suona bene questa affermazione, Non suona bene. Chi è ragionevole, chi è ragionevole. Guarda, io dico che oggi vivere è un privilegio per pochi e sopravvivere è un obbligo per tutti, quasi. È vero. Cos'è questa maglietta? Fammi vedere la maglietta, Luisella, che è importante. Questa maglietta, posso alzare in piedi? Sì, non lo so se ti sta già riprendendo. No, ti riprende. Questa è Femme al Bastardo, una campagna che ho aderito per la Yamamai insieme a Rosolino alla Pellegrini per le donne contro il femminicidio, contro gli uomini bastardi, ferma il bastardo. È una cosa molto bella, che ne sono orgoglioso di averla fatta, perché comunque gli artisti hanno anche un dovere sociale di promuovere certe attività, certe manifestazioni e di incentivare anche le persone nella speranza che magari donne deboli che non ce la fanno, vedendo delle persone che la promuovono, che comunque un giorno abbiano il coraggio anche di andare a denunciare e non solo di subire. Noi siamo tutti con te naturalmente per questa cosa, che se ne dica, naturalmente. Allora, che io sento friggere, mi date un microfono, scusate, sento Diana, a cui va il nostro applauso di incoraggiamento, che ci sta facendo. Mamma, bravo, carina. Preparando un risotto con radicchio rosso e 'nduja. Bene, bene, bene. Comunque qui ci sono anche i befanini. Che la Befana poi distribuirà ai nostri ospiti. I befanini li mangiamo dopo il risotto. No, per forza. Sì, no? Sì. Teniamo conto di una. Posso brucia? Volevo far vedere a Luisella. Ecco il risotto, è vero, È vero, deve essere buono. Fra quanto è pronto? Ma fra una ventina di minuti. Presto, perché qui hanno fame. Allora via, si guarderà di fare presto. Tira via, benissimo. Bene, allora, Stefano, che anno è secondo te? Che anno ci aspetta? Ma intanto questi effluvi che arrivano da dietro, spero che arrivi la pubblicità in fretta. Sì, ma a parte quello, come dicevano anche gli altri che mi hanno preceduto, certamente da questo 2014 ci aspettiamo qualcosa di più. Questi segnali di ripresa sembrano esserci e, come diceva molti anche prima di me, l'entusiasmo c'è, insomma, voglio dire, noi siamo un popolo meraviglioso che ha voglia di fare. Certamente non è facile, lo dicevano gli imprenditori o noi che siamo piccolissimi lavoratori autonomi, in cui se per molti è difficile arrivare a fine mese, per noi non c'è neanche una fine del mese. No, appunto, c'è una fine e basta. No. Arriviamo al mese. L'ottimismo. C'era quella battuta che dice non ce la fanno ad arrivare alla terza settimana, facciamo i mesi di 3 settimane e ce la fai, no? Alla fine, un po' cinica, no? Ma purtroppo è così. È così. Ma la gente dice tutte le donne c'ha Stefano Bini, come fa una sciocchezza, soldi, ma che scusi sono? È un ambiente. Il piatto di pasta asciutta ce l'ha sempre garantito. A proposito di bastardi, via. No. Lui lo è. È una copertura. Scherzo.
È una copertura, quella copertura. Come una copertura Facebook, tutte queste donne di tutto il mondo, belle. È il lavoro e basta, anzi, è una tortura semmai. Se questo ne possiamo parlare. Ma ti fanno le fotografie con le mani legate. Certo, purtroppo non me lo posso più permettere. No, lo voglio dire davanti a tutti, Stefano è innocuo. Non so chi devo dire, ma aveva messo peggio, ma. Mangia scheda anche lui stasera, No, io invece voglio parlare un attimo con un Mazzeo che è sugli scudi quest'anno, perché è un renziano della prima ora. Renzi è, insomma, voglio dire, è un vincente, no? Assolutamente. Però questa battuta affascina chi come la commenti? Cioè Fassina, al quale ha detto che Renzi ha un'idea un po' troppo monopolistica della conduzione del partito. Padronale. Non so, io, a me dispiace solo che, insomma, un vice ministro in un momento come questo si sia andato a dimettere. Credo che Renzi, chi ha rivisto le immagini, io l'ho vista in diretta, non ha detto Fassina chi. Poi lui a una domanda ha risposto chi. Detto questo, lo avrà anche fatto, come dire, appositamente per non dare risposte rispetto a un'intervista che Fassina aveva fatto in mattinata sul Messaggero, se non ricordo male, in cui diceva di non essere in linea con la politica che Renzi vuole adottare. È stato un misunderstanding, è stato forse anche, come dire, una leggerezza. Detto questo, pensiamo prima di tutto ai problemi del Paese. In queste settimane è riuscito a fare proposte che in sei mesi, in un anno, gli altri non erano riusciti a fare. Partiamo di qui e speriamo che il 2014 ci consenta di passare dalle parole ai fatti. Ma il carattere dell'uomo com'è? Beh, che lo conosce anche. Beh, è una persona che sicuramente sa dove vuole arrivare, ha in mente, ha degli obiettivi e li persegue con tutte le sue forze e con tutte le possibilità. Al Paese serve anche questo, perché in troppo tempo la politica è stata discussioni e mai fatti concreti e veri. Vediamo se il 2014 è l'anno in cui il Partito Democratico riesce a dare una spinta a questo governo per fare le cose, dalla riforma della legge elettorale, una legge sul lavoro, alla riduzione dei costi della politica. È necessario far ripartire la macchina di un'amministrazione, di una burocrazia che troppo spesso è stato un limite per questo paese. Io, conoscendo Matteo, credo che ce la farà. Paolo. Ah, una telefonata, scusate. No, va bene. Io, conoscendo Matteo, credo che ce la farà, ma insieme a Matteo questo deve essere un lavoro che fa tutto il governo, perché poi, come dire, il Partito Democratico detta l'agenda politica, ma poi qualcuno la deve tradurre, come dire, in legge. Comunque, ad onore del vero, io mi ricordo il giorno dopo l'elezione a sindaco di Matteo, gli fece un'intervista sulla radio per cui lavoro, che è la prima radio di Firenze, e disse: caro Matteo, adesso che sei eletto, a chi rispondi? Ai cittadini elettori o al partito? Testuale, ci sono registrazioni. Cos'è il partito? Questo 5 anni fa. Quindi, vabbè, ma 5 anni fa. Ora, poi ora il partito ce l'ha. Ora lui conosce soltanto Fassina. Fassina ora si gode meritatamente la pensione, perché ha lavorato tanto. Ecco, e l'ha maturata. Non gli va così male. E quindi va bene così. Vogliamo sapere la telefonata, scusate. Renzi è una persona estremamente intelligente, estremamente sensibile e molto vanitoso. Non ti sarai mai innamorato anche di lui? Forse ti sei innamorato di lui. Io ho altri gusti. Allora, sei innamorato del paese di Renzi in questo periodo. Speriamo che duri a lungo questo innamoramento. Renzi difende le persone più deboli. E le persone che hanno veramente bisogno, quindi viva Renzi. Non lasciamo. Il prossimo spot lo facciamo Paolo, a lui. Che sei dispattista per forza, sì, Paolo, ma perché? Non facciamo attenzione. Perché vuoi apparire, ma cosa serve apparire in questo modo? A nulla. A niente. Pronto? Appunto. Pronto? Sì, pronto, chi parla? Sono Dino. Oh, Dino, ciao, un applauso a Dino Grandi. Dino. Guarda, ti ha subito salutato con affetto Alice Paolettoni, Sì. Come va? Tutto bene? Beh, va meglio. Vecchio. Dicevo, voglio salutarvi. Ho visto c'è Dodi. C'è Dodi, sì. Dici, non si comincia bene l'anno con Dodi, sì. No, ma ha invitato solo per la Befana. Invitato per la Befana, poi vediamo. Come lo vedi quest'anno, Dino? Come lo vedi? Come lo vedi 2014? Lo vedo con gli occhiali. C'è bisogno degli occhiali. C'è uno strambotto per noi, qualche cosa? Ci offri qualcosa? Sì. Dici. Devo dirti, c'ho dei sonetti per l'acolo, ma l'argomento vuoi? La Befana, l'anno nuovo, quello che credi, la crisi, il lavoro. Sull'impallato, vai. Vado. Vai tranquillo. L'impallato. Non si vede, non si sente,
chi è l'assente a recità, ma invece lì presente vuole dire di parlare. C'è, ma l'ombra deve stare dell'attore protagonista che sul palco a recitare, su se stesso perché lì. Questo termine in parlare è parola che ho sentita sia biliardo nel giocare, se purtroppo della vita. Ecco. Nel biliardo un giocatore mette palla rimpiattata che all'altro tiratore fa difficile la giocata. E l'impallata. E il giocare permetterà Senti, ti sentiamo male, facciamo così, io vengo a prendere io le poesie, gli strambotti, gli epigrammi li leggo io qui, perché al telefono si sente male, oppure vieni te, e avremo tutti il piacere di vederlo. Dimmi, Dino. Un applauso. Auguri anche a te, Dino. Vengo a trovarti, grazie Dino. Grande Dino Grandi, ti conosci Dino Grandi? Dino Grandi è un... un poeta, sì, che ora è momentaneamente accasato, però lo rivorremo rivedere in televisione. Oppure prendiamo le cose, facciamo l'applauso a Dino Grandi, mi ha fatto molto piacere che abbia chiamato. Allora, PD, Antonio Della Moderme. No, ma il PD, penso che anche Matteo Renzi, qui rappresentato da... È stato un lapis. No. Matteo Renzi, ma qui rappresentato da Antonio Damasceno, penso che sia il PD. Io penso che si dovrà continuare a parlare del partito più che del segretario, che è una cosa importante. Io credo, però vorrei fare una premessa. Innanzitutto, ecco, siamo nel giorno della Befana, vorrei fare un augurio al mio ex segretario Bersani, che ha avuto un incidente, e mi auguro che torni presto a combattere, a dire la sua all'interno del partito e anche per quanto riguarda l'Italia. Voglio anche in merito stigmatizzare le idiozie che ho letto su Facebook, le idiozie, chi l'ha scritta, non, ho sentito delle cose raccapriccianti che non fanno onore agli italiani, di qualsiasi colore essi siano, delle cretinate. No? Noi auguriamo invece a Bersani di riprendersi e tornare a combattere con l'intelligenza che l'ha sempre contraddistinto. Certo. Assolutamente. Hai detto bene. Detto questo, ecco, credo che noi dobbiamo cominciare un anno nuovo, e l'anno che ci lasciamo alle spalle, l'abbiamo detto nell'ultima puntata, è stato un travaglio per tutti come gli anni precedenti, e credo che venga da lontano, come diceva anche il Serfogli prima, cioè il debito pubblico e quant'altro, ma l'ottimismo ci deve essere, perché se non abbiamo un'idea di ottimismo nel paese credo che andremo poco lontano. Bravo. Io penso che abbiamo cominciato con una buona notizia in quest'anno, e questo bisogna dar merito a chi ha lavorato, anche con tutte le critiche che ci possono essere state, che lo spread è sceso per la prima volta al di sotto dei 200 punti, e credo che questo ci permette, non alla politica, ma permette all'Italia a poter avere più risorse, e noi, ecco, ci auguriamo che siano investite molto di più nell'imprenditoria, nel lavoro, perché sono le cose che servono. Si diceva nell'ultima puntata, se non ci sono risorse anche pubbliche per le grandi infrastrutture, per le grandi opere, io credo che si vada poco lontano e non si dà quella ragione, quei pochi soldi, saranno pochi, ma insomma, che servono alle famiglie, servono alle imprese, servono anche ai cittadini. Chiedo alla Befana, che può anche snellirsi un pochino, perché lei è da attrice, è compassata nel ruolo. Sì, pure disinvolta. Martina, mi dici anche sì, come ti pare. No, sì, proprio, ce la fai a prendere il microfono a Dalla Luisiani? Voglio sentire i pareri di uno che della normale, che studia economia riguardo a queste considerazioni di Della Moderne. Ma vedi che si muove bene la Befana. Ma innanzitutto voglio dire che io in genere sono spesso sempre opinioni pessimiste, dico che come atteggiamento è giusto essere ottimisti e credere che l'Italia abbia tantissime risorse. Ritengo però che l'Italia sia organizzata male riguardo allo spread, e quindi abbia dei problemi seri da risolvere.
e magari se ho tempo poi li riassumo. Per quanto riguarda lo spread, è vero che è diminuito sotto a 2 punti percentuali, e non, questo non corrisponde però purtroppo a un risparmio di spesa pubblica, perché sono aumentati i tassi tedeschi, quindi è un effetto, non ci fa risparmiare nulla, anzi credo che ci sia un leggerissimo aumento, comunque sono cambiamenti poco influenti, non è da quello secondo me che l'Italia... Ma allora quando leggi su certi giornali anche autorevoli che le cose vanno meglio, forse di questo spread è più basso? Purtroppo alcuni ci sono giornali più o meno seri, politici più o meno seri. Io parlo del Corriere della Sera addirittura. Sì, adesso non sto dicendo che anche quello che è stato detto adesso sia poco serio, però purtroppo c'è molta poca informazione di cattiva qualità, e anche per chi segue queste cose non è facile avere i numeri corretti. In generale, ovviamente, se lo spread diminuisce a parità di tassi di interesse di tutti i tedeschi, guadagniamo qualcosa, però si tratta di quantità minime, e nel caso specifico di questi giorni purtroppo non c'è nessun risparmio nei conti pubblici. Quindi non serve a nulla. No, credo che quello che comunque l'Italia deve fare in parte è vero, ma no, non è proprio così, cioè se lo spread diminuisce ci saranno più risorse, poche. Si paga di meno gli interessi sul debito, per cui... No, allora lo spread è la differenza fra i tassi italiani e quelli tedeschi. Quello che interessa l'Italia è il tasso italiano e su quale noi dobbiamo pagare gli interessi del debito pubblico, in particolare quelli che rinnoviamo, perché gran parte del debito pubblico è fissato al momento, sono stati già emessi i titoli, però ogni anno ne ritroviamo circa un settimo, e i tassi a cui li rinnoviamo sono quelli di cui si parla in questi giorni, quindi è un effetto innanzitutto modesto, e che dipende anche dalla stabilità di questi tassi. Comunque nello specifico non ci possiamo aspettare nuove risorse secondo me da questo, anche perché alcuni dicono che questo valore piuttosto basso dei tassi italiani rispetto a quello che ai picchi che ci sono stati nel 2011 e nel 2012 è dovuto all'intervento della Banca Centrale Europea. Ecco, e questo potrebbe esaurirsi dopo le elezioni europee, perché c'è chi dice, forse sono speculazioni un po' scettiche sul funzionamento dell'Unione Europea, che sta venendo immessa un sacco di liquidità per limitare il consenso ai partiti euroscettici, e quindi tenendo artificialmente bassi i tassi dei paesi in crisi. È un sospetto. Anche l'ingresso della Bulgaria, no? Sì, no. Poi c'è... Cioè, non solo la Bulgaria. Ci sono... Sembra che sia stata una mossa d'effetto. Sì, quello non penso che conti. Però quello che conta è il ruolo che avrà anche l'Italia all'interno dell'Europa, perché poi te dicevi bene prima, lo spread è la differenza, no? Il differenziale tra i nostri tassi e quelli tedeschi, no? E quindi che ruolo avrà l'Italia? Perché poi dobbiamo capire anche questo, e come l'Italia riuscirà a imporre le scelte e le politiche, perché se passiamo di qui, io credo la ripresa economica sia anche una ripresa, come dice la scuola dei tedeschi oppure degli austriaci, Zimmer per esempio, che sia una differenza tra quello che è il delta tra la parte emozionale e le aspettative che hanno gli individui, altrimenti si va poco lontano. Non so cosa ne pensi di questo. Momento, una telefonata in diretta, non lasciamo aspettare. Pronto? Pronto. Sì, chi è? Sono da Montecatini. Buonasera, Buonasera. Chi è? Senta un po', no, io vorrei essere smentito di quello che dico, ecco, perché io sono un piccolo ragioniere. Ecco, a me mi dovete dire, ecco, come fanno le aziende a chiedere soldi dalle banche, prima di tutto. Cioè, a ottenere i soldi dalle banche, sì. Cioè che non hanno bisogno. Le aziende pigliavano soldi quando c'avevano lavoro e pagavano il 16% di interessi. Ora, se un'azienda ne regala i soldi, non li vuole perché non c'ha lavoro. Allora, primo, il lavoro si crea con la defiscalizzazione dei dipendenti, praticamente. Più potere d'acquisto e si lavora. Cosa fa se uno si trova 600-700 euro in più in busta paga? Compra nel negozio. Chiaro, il negozio vota al magazzino, va bene, e questo fa la commissione, fa l'ordine per acquistare. Quindi produce e ne ci vuole la manodopera. Ecco il giro del coso. Ora,
voi parlate di spread, ma la gente non se ne frega nulla di spread. L'ha detto che le tasse sono diminuite nel 2013, non è vero un cazzo. Va bene, bravo! Ecco. Bene. E allora, che diminuiscono nel 2014, ma loro fanno impazzire le persone, gli stupidi che ci credano e vi stanno a sentire, lo volete capire o no? Ma noi abbiamo delle prese di posizione diversificate, Luciani sta più o meno dicendo la sua stessa cosa, intanto la ringrazio, ecco, potrebbe essere Alessandro Trolese a rispondere, che è un imprenditore, grazie da Montecatini, eh? Quello che ha detto il signore da Montecatini in poche parole ha espresso un po' quello che si pensa. Perché io dico, è degli anni che ci parlano dello spread e è soltanto questo parziale di interesse tra l'Italia e la Germania, quando in Italia io non ne vorrei nemmeno sentir parlare quando c'è da risolvere altri problemi. Si è parlato di crederci, non crederci, io sono sempre stato un ottimista, però ora non ho sentito stasera che i dati sui consumi, che siamo partiti con il 2014 col 15,6% in meno di consumi, ma non, si può pensare bene, ma ci aspetta un altro anno molto ma molto difficile e speriamo che la nostra politica possa mettere le basi per fare qualcosa di più. Ottimo il taglio di 1 miliardo della politica, ma proviamo a pensare anche dei meccanismi che, se fino ad ora aumentando le tasse, aumentando l'IVA, aumentando il costo del lavoro siamo andati a stare peggio, ma perché non proviamo ad andare contro tendenza, abbassare di 4 punti l'IVA, abbassare di un 20% il costo delle tasse, abbassare di un 30% il costo del lavoro? Cosa cambia provare un anno a fare questa politica? Non serve a nulla. Se si fa in questa maniera forse qualcosa in più si fa, perché la gente, anche se ce l'ha, non spende. Ho visto negli ultimi giorni delle trasmissioni che parlavano che bisogna più usare le carte di credito, una grandissima cavolata, ci controllano di più, ci vogliono far mettere in modo che poi uno, se spende con la carta di credito, magari dice allora poteva aver pagato una tassa che non ha pagato. Il redditometro ci stanno rovinando e la politica deve cambiare. Un'altra cosa voglio dire, no devo dire, c'è la pubblicità, siamo in diretta noi e c'è la pubblicità. Paolo, la dici tu, fare la dico, pubblicità, grazie. Vai. Eccoci qua. Allora, è rigorosamente in diretta questa puntata. Ricordo che chi vuole partecipare telefonicamente alla diretta è 050 59 89 12. Diana Cecconi ha fatto risolto l'applauso, ha risolto che sta già girando. Serena, aiuta, dai risolto ai nostri ospiti, fai vedere Serena Donati, ecco qui. Fai vedere che l'impallato, nonostante la crisi, non bada a spese. Paga tutto Diana, infatti, assolutamente. Allora, com'è questo... dov'è il microfono? Quando ti faranno smettere, com'è, si apre la mensa, questo dai. Microfono? Strepitoso. Strepitoso, dice la Befana. Allora, tu Ricci, puoi rispondere allo spettatore di Montecatini? Lo spettatore di Montecatini faceva un discorso molto serio e interessante, che merita però una risposta un pochino più articolata. Vorrei ripartire da quello che diceva Luciani. Allora, lo spread misura una differenza. Misura un fatto oggettivo, bisogna non aver paura delle misure, è il fatto oggettivo che bisogna analizzare. Se lo spread non misura, non si può cavalcare il concetto di spread politicamente né in un senso né in un altro. Partiamo da quello che diceva Luciani. I tassi di interesse sul debito pubblico italiano non sono scesi perché è sceso lo spread, sono scesi perché sono meno appetibili i bund tedeschi. Ma però, lo spettatore diceva che chi se ne frega. Non è vero che se ne frega, perché se i tassi di interesse sui titoli di Stato sono alti, lo spettatore di Montecatini paga, e paga salatissimo. Allora, se i tassi di tedeschi sono stabili, lo spread misura immediatamente il guadagno che fa il cittadino di Montecatini. Se quelli non sono più stabili, non lo misura più. Allora, lo spread è stato, con la stabilità tedesca, una misura della appetibilità dei titoli di Stato italiano, del debito pubblico italiano, cioè di quanto lo spettatore di Montecatini, come ciascuno di noi, deve pagare per, come interessi del debito pubblico. Ora, questo fatto esiste e non è che se si nasconde lo spread non esiste più. Esiste comunque, il debito pubblico c'è e va pagato in un modo o in un altro. Il fatto che scendano i tassi italiani è probabile che continuino a scendere. È vero che c'è una certa iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, come diceva Luciani,
ma meno male che c'è. Se facciamo il raffronto con quello che la Federal Reserve ha iniettato e continua a iniettare, 85 miliardi di dollari al mese, allora, queste risorse in Europa non ci sono. La vera battaglia, secondo me, è su due fronti. Uno sul fronte italiano, c'è un nodo avviluppato di disastri economici fatti negli anni passati, che deve essere sciolto, come diceva l'assessore Serfogli, un filo alla volta. Bisogna mettersi piano piano nel comune, in casa propria, nella propria azienda, e sciogliere i nodi che si sono avviluppati. L'altro è quello europeo. Bisogna che l'Europa capisca che non può essere un'Europa di burocrati, ma deve essere un'Europa di nazioni e di investimenti. L'Europa non ha debito pubblico, non esiste che 500 milioni di persone possano vivere senza debito pubblico, cioè senza infrastrutture, senza qualcosa che aiuti lo sviluppo delle imprese. Quindi il debito pubblico non deve essere fatto dagli stati, non può più essere fatto dagli stati, è come se lo facessero per noi le regioni o le città, ma deve essere fatto collettivamente per le opere di interesse collettivo, allora, sentiamo riguardo... specialmente per la cultura. Sul debito pubblico europeo, se posso dire qualcosa, io personalmente... Ma Luciani, zitto. Mi scuso. No, scherzo, buon appetito anzi. Io personalmente sono contrario, è una posizione legittima, si tratta degli Eurobond, sono contrario perché già complessivamente Stato per Stato siamo indebitati oltre il 60% e comunque secondo la mia opinione è troppo, e secondo anche il famoso articolo di Kenneth e Rogoff, e secondo cui oltre il 90% la crescita diminuisce. Comunque, parliamo semplicemente perché la Massei di Fucecchio gira, per fortuna, Tele Riviera. I paesi del nord sembra che siano radicalmente contrari agli Eurobond, e se loro accettassero, sostanzialmente si tratterebbe di un sistema che lega l'Italia ai paesi del nord, e si avvierebbe, secondo me, un processo simile a quello che è successo col Sud Italia e col Nord Italia, per cui i paesi del sud diventerebbero dipendenti dalla spesa pubblica dei paesi del nord. Questo ci darebbe un minimo di ossigeno, una specie di droga come quella che l'Italia dà al Sud Italia, però ci porterebbe sottosviluppo, nel senso che noi diventeremo paesi dipendenti, più consumatori che produttori, e questo secondo me non è benefico né per i paesi del nord né per noi che saremmo il sud dell'Europa. Allora fermiamoci qui, voglio proprio sentire altri punti di vista. Ma tanto è inutile fare il botta e risposta. Lippi, che cosa ne pensa? Mentre invece chiedo, mentre Lippi si prepara, alla Befana, qui al centro, spogliati pure, Martina, ecco, ti prego, spogliati, levati pure le tue cosine, fammi vedere che sei Martina. Adolfo. Io quando esco da queste trasmissioni e vado a casa, penso a Umberto Eco quando scrive: nella mia generazione io andavo a giro con il cappotto di mio padre rovesciato. E questo si parla degli anni 60, non dell'Ottocento. Cioè, l'altra sera ho visto un servizio sulla Grecia in televisione dove hanno 2 ore di elettricità al giorno, dove le case sono crollate a 20.000 euro, quelle che costavano 200.000, dove hanno... Non in, hanno Grecia, in Grecia. Ora, noi non siamo a questi livelli. Cioè, quando si esce da queste trasmissioni sembra noi sempre che siamo nell'angoscia. In realtà non siamo nell'angoscia. Beh, ma insomma, meno comunque, male, negli anni 50... gli immobili hanno avuto una flessione del 20-25%. È stata la flessione, c'è la crisi, nessuno lo nega, però non ci dimentichiamo che non abbiamo il cappotto di nostro padre addosso, capito? Rivoltato, che si va a casa, c'è il riscaldamento e quasi tutti si mangiano, non dico tutti perché ci sono anche quelli che non mangiano, però quasi tutti Giuliano si mangiano. Quindi partiamo da questa constatazione che l'Italia, bene o male, è in crisi ma non è in tragedia. E non è in tragedia. Allora, se lo spread è a 200, vuol dire che l'Italia non è in tragedia, vuol dire che c'è ancora gente nel nord-est, ma anche in Toscana, ma anche in parte del Lazio, che lavora e produce. Sì, però aspetta Adolfo, ti fermo, i dati sull'occupazione sono preoccupanti. Sono preoccupanti, ma quanti, Matteo, 2 su 3? I giovani fermi, 2 su 3. Su 3, ma io vengo da una generazione, sono un po' più anziano di voi, dove i disoccupati erano 20 milioni. E siamo sopravvissuti, siamo andati avanti. Cioè, ora siamo in una... Amici cari, ci sono anche 2 milioni di immigrati che lavorano al posto dei giovani italiani. Diciamo anche questo, ci sono anche 1 milione di badanti perché le italiane non vanno a fare le badanti. Quindi ci sono lavori nuovi come pizzaioli dove gli italiani non vanno.
I giovani preferiscono non lavorare a quei livelli, io li capisco anche perché non sono grandi livelli, però voglio dire, in Italia non siamo alla tragedia, siamo in una grave crisi, poi lo trovi. Una grave crisi, però lentamente ci riprendiamo. Non si rischia la tragedia, secondo te ci riprendiamo, non si rischia la tragedia? No, non si rischia la tragedia, ormai l'abbiamo anche superata, secondo me dai allora, dati scusa che un attimo, vedo... sentiamo se c'è un contributo, una telefonata, pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sì, sono Carlo da Volterra. Dimmi Carlo. Sì, volevo parlare del problema dell'alabastro. Questa è finta. Una telefonata finta. Un problema importante questo, dici tutto. No, l'alabastro non si vende più, qua. Lo so. È un problema... Non si vende niente. Non si vende niente. E fra l'altro questa cosa qui si compra. Ci offre il destro per parlare dell'artigianato, Lippi, se vuoi contribuire, l'artigianato che era la forza dell'Italia ma soprattutto della Toscana. Sì, sì, della Toscana l'artigianato è in grandissima crisi, però il marmo a Carrara funziona e lo vendono. Cioè, però l'alabastro periodo... a Volterra l'alabastro non funziona, ricchi. Ma voglio dire, ma non possiamo star lì a difendere l'alabastro, capito, se non funziona. Cioè difendiamo altri settori che funzionano, poi rifunzionerà anche l'alabastro, cioè ci sono dei momenti ciclici, le miniere in Sardegna non funzionano più. Ma abbiamo questa Volterra era la Volterra era un pilastro dell'economia pisana, però ora non funziona e andiamo in altri settori. E come si va? Sui telefonini, sulle iPad? Non lo so in cosa, ma ci sono gli imprenditori per inventare nuovi sistemi. Zucchini. Sì, io credo che bisogna partire da dove Lippi si è interrotto, ci sono gli imprenditori per inventare nuovi sistemi. Un paese sano ha soprattutto un'imprenditoria che sa inventare. Io credo tra l'altro anche che snaturandoci non occorre l'imprenditore che faceva l'alabastro a Volterra che ora si mette a fare l'iPad ascolta rispetto a 300 anni fa siamo snaturati alla grande perché non si può restare sempre gli stessi. Se si considera che negli ultimi 60 anni le conoscenze dell'umanità in campo tecnologico eccetera hanno fatto un percorso che è superiore a quello che si è fatto 500, venirci a stracciare le vesti perché si vive un'altra civiltà oggi, secondo me da matti. Qual è il problema a mio avviso? E mi pare se l'ha affrontata altre volte. Abbiamo più volte sostenuto, abbiamo convenuto in tanti perlomeno, che oggi l'impresa che produce è l'impresa con altissimo valore aggiunto. E allora l'impresa con altissimo l'impresa con altissimo valore aggiunto è quell'impresa che porta nel processo produttivo un'altissima percentuale di investimento di capitale, un'altissima percentuale di investimento di innovazione tecnologica e di capacità creativa. Voglio dire, l'economia di un paese si sostiene fabbricando gli aeroplani. Vabbè, ma chi fabbricando chi faceva l'alabastro? Gli appendicoli e le statuine d'alabastro. Fermo un attimo. Allora, noi abbiamo un settore, che è quello dell'alabastro, come ha detto quello prima, che purtroppo rappresenta per un'area, diciamo, il 30% dell'economia reale. È un problema che non può essere risolto pensando all'alabastro in quanto tale. Va risolto a grandi livelli, a Roma. Va risolto a grandi livelli. Telefonata, pronto? Sì, buonasera. Sono Simona da Pisa. Buonasera. Dica, Simona. Senta, niente, volevo rispondere al signore di chi ha parlato prima. Di Monticatini o questo che... Al signore che ha parlato prima, di questo signore qua. A Lippi, o a Zucchi, questo signore? Non so come si chiama, perché io ho girato il televisore. Ecco, questo signore qui, sì. Questo sì, è un sì, regista via Regino, senza, però... Senza presunzione, volevo semplicemente dire che finché ci saranno le persone che non si rendono conto del momento che sta attraversando l'Italia... Non ci potremo mai rialzare la testa. Cioè Lippi è uno di quelli che la fa facile in sostanza, perché è miliardario. Secondo me non si rende bene conto della situazione. La situazione qual è per lei? Qual è? La situazione è che ci sono persone senza lavoro, ci sono ditte che chiudono, ditte che vanno all'estero, perché qui non c'è più la possibilità di andare avanti, perché sono massacrati dalle tasse, perché non c'è più produzione di alcun genere, quindi per forza qui va tutto indietro. Secondo lei, più che si va avanti, più che ci sono le tasse, come si fa a dire quando ci sono persone che non riescono ad arrivare a fine mese, coppie con famiglia che tornano, diceva del cappotto dei genitori, ma qui ci sono persone che tornano a vivere
con i propri genitori perché non hanno più la possibilità di pagare uno stipendio e di mantenere dei figli. Quindi come si fa a dire, a chiudere gli occhi e dire che si può andare avanti? Che lo spread sia più alto o più basso, a lei gli importa qualche cosa, eh? Lo spread. No, assolutamente. Sì, però i risultati gli interessano, anche se non li misura subito, capito? Cioè, io guardo soltanto la realtà dei fatti. La realtà, il quotidiano. Grazie Simona, risponde Lippi, grazie. Come si fa a dire che non sappiamo la realtà del paese se sono 3 anni che i giornali e le televisioni tutti i giorni ci dicono che siamo in crisi? Lo sappiamo benissimo che siamo in crisi. Forse ce l'hanno dato. Troppo. Siamo talmente presi dalla crisi che quando si va a casa crediamo di essere a livelli del Kenya. Non siamo più ai livelli del Kenya. Beh, siamo in una crisi strutturale e congiunturale. La signora ha parlato di una ma se uno senza drammatica. Lavoro, è chiaro che se uno senza lavoro tutto il mondo lo vede senza lavoro, ma non è così. Cioè la signora che è in crisi ha ragione, lei è in crisi e vedrà altre persone in crisi, ma ci sono anche persone e aziende che non sono in crisi. Ma quali? Ma la Fiat ha comprato la Chrysler 2 giorni fa, ragazzi, ma l'Italia c'ha ancora delle potenzialità incredibili. Ma ci abbiamo delle potenzialità. L'ha comprata con i nostri soldi. Allora. Guardate, io credo che no, questo che voi state dicendo è correttissimo, però dico una cosa. Signori, scusate. Mettiamoci per esempio, diciamo, in questi anni la Regione Toscana ha finanziato per circa 200 milioni di euro le imprese in ricerca e sviluppo, no? Quello che dicevi te prima è corretto, innovazione, il valore. Allora la domanda che io faccio è: vanno finanziate quelle imprese che sono sul punto di morire e quindi di conseguenza non fa nient'altro che allungargli la vita per un anno, per 6 mesi, oppure inizi a creare valore, inizi a creare, investi in aziende e poi creare un nuovo lavoro sul territorio? Questo vuol dire che i vecchi distretti non esisteranno più, quindi il distretto è l'Alabastro anche prima, vanno ricreati nuovi distretti e va attratto capitale anche dall'estero, semplificando e dando posti di lavoro. Questo è il nuovo modello che dobbiamo mettere in piedi. È un'altra rottamazione. È un'altra roba, non la chiamiamo rottamazione. È brutta, però chiamiamola in una maniera diversa, è creazione di quello nuovo lavoro. Quello che non lavoro, serve si butta. Quello che non serve è che non può più funzionare, perché se io do su 80 milioni 70 ad aziende che stanno fallendo, che sono alla fine, buttato 70 milioni di soldi pubblici. Però, scusa, questo una, non va scusa bene. Una cosa, però qui si chiede anche veramente di snaturare l'Italia. Se l'artigiano dell'alabastro Andrea, però non serve più l'alabastro, era Italia questo. Sì, ma non serve più il cacciavite, la piccola aggiustatina all'Italia ora non serve più. Serve andare con il trapano, le cose dove non funzionano vanno cambiate radicalmente. Allora, sentiamo quello un'altra telefonata, per piacere, sì. Pronto? È cascata, va bene. No, ma... Posso dire una cosa? Certo, sì. Noi si è parlato dell'alabastro, ma l'alabastro è immediatamente riconducibile al turismo. L'Italia... La prima impresa, se fosse organizzata bene, se ci fossero degli imprenditori che invece di spennare i turisti e che sapessero fare il proprio lavoro, che avessimo dei alberghi decorosi con 4 stelle che sono fatiscenti, ma chi gliele dà queste 4 stelle? Chi gliele dà? Allora, mettiamo in funzione il turismo Italia e probabilmente anche quelli che vanno poi a Volterra, la statuina della Bassa la comprano. Ma se la gente non ci va a Volterra, è chiaro che poi anche il distretto dell'alabastro. Quindi allora, non guardiamo, diciamo, non facciamo una cura, ma andiamo esattamente all'origine del male. Noi abbiamo una nazione che potrebbe vivere di solo turismo, e ci insegnano tanti che hanno molto meno di noi, e invece un po' perché non ci sono politiche. Non ci sono politiche sul turismo e poi non ci sono gli imprenditori, allora, è inutile dire sempre lo Stato, comuni e le regioni. Telefonata. Pronto? Vai. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto? Sì, eccoci, pronto, chi parla? Oh Andrea carissimo, buonasera. Buonasera. Sono Lucia. Buonasera. Come Lucia? Stai? Bene. Dimmi, Lucia, no, dimmi. Ascolta Andrea, io sono favorevole della persona di Simona che ha parlato, dianzi. Ecco. Parlano, ma di cosa parlano? Ma loro girano anche a Pisa, in altri posti. Oddio, Lippi di Viareggio è già più... Sì, no, te dici no, che la situazione è drammatica. La situazione è di merda, proprio parlando chiaro. Com'è la situazione? Dici, descrivici sinteticamente. Io te l'ho già detto chiaro e tondo com'è. Che buzzo pieno, non pensa a quello vuoto, caro Buscemi, questo è il ragionamento. Buzzo pieno, non... questo l'ha detto a te, ricordati. Eh? Grazie Lucia, grazie dell'intervento. Prego. Allora, Solange. Cioè, io volevo dire,
è la serata di Befana. Alleggeriamo. Renzo, Renzo, dai, stiamo invece di parlare sempre delle stesse cose, parliamo anche di qualche cosa di più allegro. La gente a casa vuole anche divertirsi un po'. Ma si è rotta le scatole, sentire sempre le stesse storie. È una serata bellissima, si parla di doni, di regali, di Befana. Alleggeriamo i toni e parliamo di cose più carine. La gente vuole anche divertirsi. Allora, alleggeriamo in questo modo. Le scatole di questi discorsi. Allora, io intanto lo fanno su tutte le reti, basta. Qui ci sono persone che si arrogano il diritto di sapere chissà cosa quando in realtà non sanno tre parole e tutto il resto è noia. Sempre Lippi, Maledetta noia. La verità. Sempre di... allora, perché è così. Allora, intanto io voglio dire questo. Oh. La Befana, voi non l'avevate riconosciuta, ma era Martina Benedetti. Facciamo un applauso a Martina. Siamo qui, Ecco. La quale Martina, che però rimane Befana, ci va per piacere a prendere i Befanini di Diana e li consegna insieme a Serena. Vai, vieni Serena, ecco, perché fa finta di non fare. Ecco, ti prego. Bene, allora, noti, dice Solange. Facciamo discorsi un po' allegri. No, io dicevo che con una Befana così la crisi della casa non ci sarebbe. Bravo. Cioè tutti i giorni ci sarebbe una fila fuori dalle pasticcerie a comprare le calze. No? Cioè, a te cosa ha portato la Befana? Niente, nulla. Anche nulla. Perché se no poi c'è il redditometro, devo stare a te. Te l'hanno regalato, non te l'hanno regalato. Allora, niente. Regalato, io nego, parlo solo in presenza del mio commercialista. Mi hanno regalato tutto. Scusa. Allora, Susanna Ceccardi. Un applauso a Susanna. Non ce la fate perché siete con Befanini in mano. No, per fortuna. Solange di parlare di cose belle, dicelo te. Ma mi piacerebbe di parlare di cose belle. Intanto sì, il 2014 io spero che porti un po' di spirito rivoluzionario nella gente, perché brava. siamo stanchi di tante chiacchiere e tutti con le mani in mano. Io però sento nell'aria un po' di odore di ribellione, ma, no? Anche delle persone. Tanto queste telefonate mi sono piaciute. Mi sono piaciute, sentiamone un'altra per la fortuna Matteo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Chi parla? Sono Marco qui di Pisa. Buonasera. Buonasera, voglio salutare Antonio che mi conosce bene, sono Fruzzetti. Lui... Sì. Quindi lo sai. No, io sono nell'ambito dei ricambisti, ricambi auto. Come vanno le cose? L'avrà letto lei anche domenica, c'era un bell'articolo con quello che sta succedendo nelle carrozzerie. Sì, l'ho letto. Per via delle assicurazioni, no? Effetto, cioè per via della legge sulle assicurazioni. Sì. E quindi ha visto quello che succederà con tutti i problemi che c'è nell'artigianato, ecco. Quindi c'è preoccupazione. C'è molta preoccupazione, a parte tutte le carrozzerie nel settore. Dall'altra parte si dice che avendo liberalizzato in qualche modo, diciamo, le tariffe, il cittadino invece è aiutato. Ma però aiutato, non c'è un grande risparmio, e qui diventa un monopolio a parte assicurazioni, perché le carrozzerie diventeranno proprietarie delle assicurazioni. Senta, la situazione com'è nel suo settore, a parte il fatto che questa legge nuova, com'è la situazione? C'è da stare allegri oppure no? A parte questa prospettiva? No, non c'è sta per niente allegri. Il lavoro è calato già da un 20%. In questo anno qui, a fine anno di ora. A lei le interessa se lo spread è alto o basso? No, a me non mi interessa, mi interesserebbe che ci fosse lavoro per tutti. Bravo, questo è il problema. Siamo con lei, grazie della telefonata, grazie. Susanna. Però la colpa di tutta questa crisi che sentiamo dalla gente che la vive effettivamente, non solo dai giornali, ma basta camminare per la strada e la avvertiamo la crisi, la colpa di qualcuno sarà, perché se in Germania... Scusa, Renzo. Dai un Befanino a Renzo, si sta un attimo zitto. Scusa. Se in Germania la produttività cresce e in Italia non cresce, anzi diminuisce del 20, 30, 40%. La colpa è? La colpa di chi è? Dei governanti. Governanti? Delle politiche sbagliate. Delle politiche. Perché non si può nemmeno ignorare un settore importante, soprattutto nella provincia di Pisa, come quello dell'alabastro. Cioè, a Volterra, che comunque è provincia di Pisa e noi dobbiamo tutelarla, ci vive un paese intero, ci viveva un paese intero sull'alabastro. Ora, io ho seguito anche la situazione dei bancarella e di Piazza del Duomo e devo dire che ho anche solidarizzato con delle persone che sono lì da insomma, 50 anni, poi si è risolta positivamente. Però a me piacerebbe vedere anche vendere delle torri di Pisa dall'alabastro,
invece che le solite come torri di Pisa, stato. Ma di in Cina, no? Cioè, come è sempre stato, ma ultimamente purtroppo c'erano tanti prodotti di importazione. Allora, se noi vogliamo difendere il nostro artigianato, bisogna farlo concretamente. Nei nostri negozi bisogna metterci merce italiana. Ma infatti, io sono d'accordo, quando noi si dice di convertire il lavoro, io non lo capisco come uno che ha fatto l'alabastro per 30 anni possa andare a fare un'altra cosa. Ma poi io, è un mio limite. Ma poi ci sono degli artisti che fanno delle cose bellissime. E fra l'altro sono degli artisti. Non puoi chiedere all'artista di fare una cosa diversa dall'arte. Dai la pubblicità. Pubblicità, bravo. Allora, siamo in diretta e Epifania, Raffaelli. Sì, allora... Cosa ti ha portato a te la Befana? Due cravatte c'è stasera. Stasera inauguro una nuova moda. Due hanno dato insieme. Falli vedere, Paolo, le cravatte. La moda parte stasera da qui all'impallato, la lancio io. Ecco, sì. Due cravatte. Avesci le due cravatte? Io ce l'ho, perché... Dice due cravatte. Io ho una collezione di più di 100 cravatte, poi un giorno manda Martina e gliela faccio vedere la collezione. Ma Martina, Non le farfalle, le cravatte. Senti, Martina. Allora, a parte questo, no, l'amico trolese che... Ti segnalo il risultato dei pisani dell'anno in un noto. La nazione, sì. Bravo, sì. Com'è arrivato? Fra i primi. Fra i primi, ma è già finita? Sì, fra i primi. Allora, però ha detto una cosa che a me ogni tanto mi fa arrabbiare, che è ci dicono di usare la carta elettronica perché noi italiani siamo indietro, perché usiamo sempre la carta di credito, intendi dire, banco, esatto. Ma sì, ok, e io vedo questi burocrati, alti burocrati dello Stato da 300-400 mila euro l'anno che arrivano in televisione, voi italiani siete arretrati, dovete usare la carta elettronica. Questa carta elettronica è una carta che è una carta di credito normalissima con microchip. Dammela a me, la conservo io. Dammela a me, che attualmente non mi faccio vedere il numero. No, sì, non mi importa, prendo io questa. Bene, questa carta di credito non è accettata dalle Poste italiane, partecipata al 100% allo Stato, che non accettano carte bancomat, ora questa carta di credito banco, lo faranno. Con microchip. E l'impiegato non sa nemmeno perché, dice sarà la sua carta che non è abilitata, perché non hanno ancora le macchine che possono leggere il chip. Allora è inutile che questi tromboni vengano in televisione a dirci quanto siamo arretrati, non ne possiamo più. No, prima finiamo, cosa, abbiamo no, poco, no, te lo dirò. Abbiamo poco cosa. Tempo, te lo sì, dico. Sì, ma vado veloce. Sì. Allora, a proposito di tromboni, il segretario... Guarda me. No, no, guardo Trolese, ma così perché ormai è uno degli uomini dell'anno a Pisa. Vai. Il segretario generale del Consiglio regionale della Sicilia, che è una regione così, guadagna 400.000 euro l'anno, è il segretario generale. È andato in pensione. Quote? No, non è in quota, è un funzionario. È andato in pensione a 57 anni. Buono. Perché era vecchio e ha preso un milione e mezzo di liquidazione. Siccome aveva l'età, è andato in pensione. È stato sostituito da uno di 60. Fatti di questi giorni. Prende 400. Il segretario generale della regione, dell'Assemblea regionale siciliana. Il segretario regionale nazionale. Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, prende 225.000 euro l'anno. Ma è uno schifo. Aspetta, il segretario di Stato americano, Kerry, e prima il ne prende 220. Questo per dire lo schifo dell'Italia. Ma non sono siciliani. Pronto? 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 È banale. Signori, pronto? Pronto? Chi parla? Che vuole fare questi discorsi? Ma non mazzi di tutti. Lazzini, Giovanni, buonasera. Auguri, buona Epifania. Auguri anche a lei. Ci dica. No, io volevo fare una domanda qui alla trasmissione dell'impallato. Rientra di là. Dovrebbe abbassare il televisore perché c'è ritorno. Ah, sì, guardi, io l'abbasso subito, vabbè. Ci dica. Ho abbassato. Eccoci qua. Faccio la domanda, Giovanni. No, io ho telefonato perché
su quella faccenda del debito pubblico, io dico che cosa ci danno ad intendere, perché noi siamo in una situazione che non riusciamo a venire fuori. In parole semplici, vi rubo solamente qualche minuto. Qualche minuto sono tanti. Sottoponendo un piccolo problema, sono tre dati. Noi abbiamo un debito di 2.100 miliardi da pagare, il quale ci porta circa 80-90 miliardi l'anno solamente per interessi. Per quanto riguarda il debito complessivo, il signor Monti, che era Presidente del Consiglio precedentemente, ha concordato un rientro con l'Europa di 50 miliardi di euro l'anno. Berlusconi. Sommando quanto riguarda signore, scusate, sì, l'interesse e quanto il debito sul capitale, pagano circa 130-140 miliardi l'anno. Ora lo Stato, sul 1.600 miliardi di PIL che noi produciamo, gli ritornano 800 miliardi, che sono tutti occupati e anche sufficienti per sanità, istruzione, lavoro, sicurezza. La conclusione è quella che ne deriva, che questo debito noi non riusciremo a pagarlo mai. Lo dicono anche altri economisti autorevoli. La soluzione evidente sarebbe quella di rivedere, di ridistribuire i redditi in maniera diversa. L'idea è questa. Detto ora, c'è quel signore che è andato in pensione a 57 anni, con 40.000-50.000 al mese, perché se noi ridistribuiamo i redditi in relazione a quello che si produce, questa situazione non riusciremo a tirarci fuori i piedi. Grazie Giovanni, grazie, grazie del contributo. Dice Saccomanni e tutto il resto. Grazie Giovanni, grazie. Per l'appunto, Nannicini, te sei dell'idea del signor Giovanni, no? Sì, sicuramente la penso come. Meno male domani si torna a scuola. La ridistribuzione del reddito, sì, delle pensioni, io ho detto prima in apertura, 90.000 euro al mese un ex manager di pensione, ma è pazzesco. È pazzesco, è sì, pazzesco. Ma erano usanze di prima, cioè erano cose, no, usanze, che, cioè, erano cose poco, che venivano da anche, cioè, anche ora? Sì, ma si trascinano dalla vecchia situazione. Vabbè, però secondo me mette le porte dello spread? No, assolutamente niente. Ma no, il problema per me lo spread non lo si dire. Scusa, la domanda. No, aspetta, microfono però. Sì. No. Non lo colgi, dai. Si ragiona. A te non ti interessa dello spread, come tanti cittadini hanno detto non gli interessa lo spread. Sì. Ma te vorresti che il debito pubblico diminuisse per pagare meno tasse? Non ci credo che diminuisca. Allora siamo a posto, allora speriamo che aumenti. Cioè, perché non ci credo, sono d'accordo con quello che ha detto il signore allora prima. Bisogna pagare le tasse, bisogna pagare il 70%. No, bisogna creare lavoro, bisogna creare lavoro, produttività. Lavoro? E la produttività si fa con l'innovazione, sì, in Italia, perché l'unico modo per combattere, per contrastare i cinesi, gli indiani, eccetera, è l'innovazione, non abbiamo altre armi. Ti faccio rispondere da Sir Fogli. No, il signore, mi riferiva anche alla telefonata, ha centrato proprio in pieno quello che è il problema dell'Italia, proprio la situazione com'è nella sua drammaticità. Quindi c'è solamente, a mio giudizio, vista la gravità della situazione, un unico modo. Cioè, dello spread è impossibile, uno se ne può anche fregare, ma tanto ti arriva addosso uguale, nel senso che poi più che aumenta lo spread, più che aumenta la spesa, più che aumentano le tasse per coprire la spesa. Quindi è di tutta evidenza che c'è una correlazione diretta tra spread e pressione fiscale, quindi tra spread e crescita. Come si guardi, è un dato estremamente rilevante. Poi c'è da capire se la diminuzione dello spread corrisponde a un innalzamento dei tassi tedeschi, è chiaro che può aumentare anche a livello dei tassi, quindi, ma questo è un altro aspetto. Comunque che mi sembra che complessivamente nello scorso anno abbiamo recuperato circa 2,5-3 miliardi rispetto a... Però non basta, anche perché poi alla fine il problema va aggredito, nel senso che il debito pubblico
è evidente che è insostenibile, come diceva il Signore. Non è pensabile che si possa rientrare a 50-60 miliardi di euro l'anno. Il sistema non lo regge. Quindi c'è solo un metodo che nessuno vuol sentirsi dire, ma ce n'è uno solo, è quello di fare una tassa patrimoniale straordinaria, e sottolineo tre volte straordinaria, progressiva sui patrimoni, con cui abbattere fortemente il debito pubblico. Abbattendo il debito pubblico fortemente si recuperano risorse chiaramente per gli investimenti, per il recuperare la produttività, perché se non c'è produttività non c'è crescita, se non c'è crescita non c'è gettito fiscale e non c'è lavoro. Questo mi sembra evidente. Allora, pronto una telefonata, pronto? Sì, pronto, sono Mori da Firenze. Buonasera. Volevo dire anche io la mia, ho visto un canale diciamo abbastanza familiare, no? Io sono un pensionato, prendo 1.100 euro il mese, va bene? Secondo il mio modo di vedere, per risolvere il problema italiano, per quella montagna di debito, bisogna cercare di noi che siamo della classe mia, l'abbiamo creato, più che altro politici, insomma tutte le manfine che gli italiani facciamo, va bene? Allora, se a me mi levano il 10% della mia pensione, e poi di riflesso è chiaro le deve arrivare anche chi prende tanto e si dovrebbe anche vergognare questi signori, eh? Questi dei 90.000 euro lì. Sì, ma anche di sopra 5.000, perché sì. Qui i nostri nipoti non hanno un futuro. Ma se a me mi levano per dire per 2, 3, 4 anni 100.000 lire, 100 euro l'anno, 100 euro il mese. Il mese. Però i miei nipoti trovano da lavorare. Ma io ho risolto il problema. Cioè, se fossi così davvero. Cioè, gli italiani bisogna mettersi in testa che c'è da fare dei sacrifici. E quelli che hanno più, e li devono fare, non c'è nulla da fare. Senta, ora io sono fortunato, non pago l'affitto, va bene? Senta, chiaramente chi paga l'affitto e prende 1.100 euro. Ma quelli vanno a lavorare, a noi ci hanno già dato in carino, no? Delle 7-10 euro. Ma qui vanno a lavorare più 800 euro. Senta, le faccio una domanda anche per cambiare, aggiustare l'argomento. Lei che è fiorentino, ci crede a Renzi? Io sindaco. Ci credo, lo votavo e a spero votare. Glielo faccio in fare qualcosa, eh. Speriamo. Quindi ha fiducia. Purtroppo fino ad ora l'hanno fatto poco tutti, eh. Ha fiducia in Renzi, va bene, grazie. La ringrazio. Saluto a Firenze, grazie, tutti. Grazie. Arrivederci. Bene, allora, diceva Serfogli la patrimoniale. Io non rispondo a Serfogli, non ridisco quando sento dire queste cose, perché le tasse sono già... Serfogli è anche muscoloso, non so se sì, siamo amici. Siamo amici. Allora, io volevo... La proposta di Serfogli è una patrimoniale, per te? La mia va completamente a monte. Io parto da una cosa, lo dicevo prima a Martina, un pensiero che mi è venuto guardando lo guardando spettacolo. Guardando Martina, ti è venuto guardando, un pensiero? Guardando lo spettacolo... Anche più di uno, ma insomma... Sì, vabbè, quelli sono inconfessabili. Lo spettacolo Anna e le altre... Dedicato alla strage di Sant'Anna dedicato di Stanzema, alla strage di Sant'Anna con Livia Castellana e Martina Benedetti. Esatto, bellissimo fra l'altro. Mia modesta sia regia, nella regia che nell'interpretazione che nella scrittura. E che mi ha lasciato scosso, incazzato nero... per quello che è successo, per l'efferatezza con cui sono stati commessi questi crimini e per il fatto che non ci stiamo rendendo conto che la Germania ha provato con due guerre a conquistarci e ora ci sta conquistando sui mercati finanziari. C'è chi dice che questa è la terza guerra mondiale. Questa è la terza guerra mondiale. Noi siamo sotto il dominio tedesco e l'Europa in queste condizioni non può funzionare. È inutile che pensiamo di continuare a pagare. Se la Germania, se uno ha la Ferrari e fa le corse con le punto, vada a correre per conto suo, ma non può pretendere che le punto li corrano dietro. Allora, da qui ne deriva tutto il resto, perché è chiaro che se noi siamo strozzati lo spread e i Bund tedeschi e tutte queste cose qua giù, è chiaro che poi viene giustificato questa pressione fiscale, questa vessazione fiscale, questa dittatura fiscale, perché tutto viene giustificato dal fatto che abbiamo debito pubblico. Allora tagliamo, facciamo un'Europa a due velocità, facciamo qualcosa, ma il debito pubblico non può continuare a diventare la scusa per schiacciarci. Berlusconi disse di fare uscire le...
la Germania. Fuori la Germania, non lo so, io non lo sapevo nemmeno, l'aveva detto Berlusconi, non lo so. L'ha detto Berlusconi. Lo dico io e allora aveva ragione. Fuori la Germania. Io oppure sono... un'Europa a due velocità. Ma noi impostiamo corri io dietro, l'ho detto due puntate in nome di questo fa. Farci voglio... mettere in mutande. Vai. Culturalmente, economicamente ci vogliono germanizzare e questo è un dato di fatto. Culturalmente succede la stessa cosa. Io mi riallaccio al discorso del turismo, non sono d'accordo. L'Italia ha i più grandi alberghi organizzati, ben tenuti e ben strutturati dell'intera Europa. Ci sono. Bisogna riuscire soltanto. Sì. Ci sono. Guardate, guardate, siete da Donati. So, dipende quanto giri. Si occupa di queste cose. E anch'io. Allora. Vabbè, è vero che in Italia ci sono alberghi che hanno 4 stelle che non se lo meritano e questo è un dato di fatto, però il turismo italiano, l'offerta turistica italiana è una fra le più alte d'Europa, semplicemente perché abbiamo i posti più belli e le strutture questo non basta. Più belle. So l'unica non cosa basta. Positiva sono d'accordo che abbiamo le migliori scuole alberghere e d'Europa. Abbiamo anche le su migliori strutture turistiche, questo non allora, si può diamo, dire di no. Abbiamo alberghi 6 stelle che comunque possono competere con quelli dei signori dell'Austria. Per cui non possiamo dire di no. La stessa Costiera Amalfitana può competere con mezzo mondo. Ma qualsiasi posto. E le strutture. No, io sto parlando delle strutture. Questo però faccio un passo indietro sul turismo. Semplicemente le nostre strutture hanno bisogno di essere incentivate dal punto di vista turistico perché non c'è un'apertura mentale e qui mi riallaccio al discorso di germanizzarci, perché se il turismo non ha una propensione a crescere, a investire, a trovare anche un motivo di orgoglio. Federalberghi ha pubblicato in questi giorni la diminuzione del 15,6% delle purtroppo delle frequenze negli alberghi, mentre sono aumentate del 17% nei B&B e nell'agriturismo. Allora, incentiviamo quello, facciamo un passo indietro, togliamo una stella, facciamo qualcosa, però investiamo in allora, quel turismo, settore. Perché poi il turismo potrebbe essere, se già detto anche prima, il turismo sagre, potrebbe guarda. Essere una poi chiave. Fine... Ha visto prima un fiorentino... E nonostante abbia avuto l'esperienza traumatica di Renzi sindaco, è uno scherzo, tifa ancora per Renzi. Renzi dovrebbe fare in modo, se arriverà al governo eccetera, e comunque già adesso in un ruolo che è importante, dovrebbe fare in modo di incentivarlo il turismo, la cultura, lui l'arte. L'ha fatto già da sindaco. Questo, però nei punti programmatici non ho letto nulla sulla cultura, Ma no, sulla cultura c'erano alcuni passaggi ed erano legati al turismo, diciamo, proprio in una visione d'insieme che l'Italia deve ritornare a crescere e investire in turismo con un piano nazionale unico, perché giustamente lo diceva anche prima, ma no? Anche se noi non abbiamo il turismo gastronomico, che è l'unica che tiene a livello. Però... No, sì, questa è una grande tragedia. Sì, però guardate, lui per esempio ha riaperto, e non lo dico ora perché ha fatto il sindaco in questi anni, in pochi mesi ha riaperto la Torre d'Arnolfo, no? Tutti lo consideravano un costo. Lui in realtà l'ha riaperta, ha reso possibile accedervi a milioni di turisti, soltanto in 7 mesi ha recuperato l'investimento e ci lavorano ora circa 15 persone. Ecco, con la cultura esempio. Si mangia, non ti è non si mangia. Faccio un altro esempio, cioè... positivo di Renzi, che fra l'altro... è paragonato a Roma, l'ETI, l'ente teatrale italiano, ha smesso il Quirino, il Valle, il Duse di Firenze, la Pergola, il Duse di Bologna e la Pergola di Firenze. Sì, ma il Valle, il Valle è ridotto occupato, un calzerotto occupato da persone che al massimo potrebbero occupare un centro sociale, perché via ragazzi, via, se no il teatro è una cosa seria. Sì. Renzi la Pergola l'ha potenziata, questo va detto, gli faccio gli applausi. La telefonata, scusate una telefonata. Pronto? Sì. Mi sente pronto? Pronto, sì, chi parla? Sì, sono Alessandra, chiamo da Pisa. Buonasera, auguri. Mi dica Alessandra. Senta, io volevo capire un po' dalle persone che avete, dai capire. Vostri ospiti, cosa ne pensa del Job Act di Matteo Renzi? Ecco, sentiamo subito un renziano o vuole un'altra persona? C'è Mazzeo che è il renziano di ferro. Antonio, lei cosa ne pensa? Antonio... Lei cosa ne pensa, Alessandra? Antonio Putignano. Lei no, Antonio Dello Modena. Signora, poi in privata gli do anche l'indirizzo, di Mazzeo. Lei cosa ne pensa? Scusate, lei cosa ne pensa, Alessandra? Bene, Antonio Dello Modena. Ma io, allora, sì. Questa riforma che vuol portare avanti Renzi dobbiamo ancora capirla nel dettaglio, perché per ora è stata solamente annunciata. Io penso che ci debba essere una vera riforma nel mondo del lavoro e che debba tenere di conto anche delle garanzie che già hanno quelli che lavorano e delle garanzie che dovranno avere quelli che nel lavoro ci devono entrare, perché
Io penso una rivoluzione del lavoro, è giusto fare in maniera tale, investimenti tali, perché si trovi più lavoro per i giovani e anche per quelli che l'hanno lasciato. Però ecco, io credo che bisognerebbe ragionare di più e capirne di più, perché per ora è stata solamente un annuncio, poi quando sarà nel dettaglio ne ragioneremo un pochino più tutti. Ora io non so se Mazzeo sì, sa qualche cosa di più perché è più vicino a Renzi, ma io ancora ho letto solamente lui, i titoli. Ma non No. Beh, per... Voleva rispondere a Alessandro. Vorremmo capire nel concreto, ecco. Non glielo so dire nemmeno io, signora, perché qui l'unico che lo sa è Matteo Renzi, che l'ha lanciato sui giornali, perché penso che sia molto difficile. È ancora forse in fase di approfondimento. Grazie Alessandra, grazie. Bene, allora, mi presenti chi c'è con noi, Adolfo? C'è un artista, va presentato, no? Un pittore. Chi è? Cioè, visto che si come parla sì? anche un po' di cultura, abbiamo qui Lorenzo D'Andrea, che è un pittore noto, ha fatto il ritratto all'attuale Papa e ora prepara una mostra, poi ce lo dice lui. La mostra dov'è? Dov'è? A Nizza, al consolato italiano di Nizza. Bene, bene, bene. Quando? Esattamente il giorno in cui Giovanni Paolo II verrà fatto santo, il 27 aprile. Bene, e la mostra sono 30 ritratti di Giovanni Paolo II che sono stati fatti quando lui era vivo, perché ho fatto il ritratto. Lei viene in Gino? Abito nella zona, sono metà siciliano e metà lucchese. Da parte di padre siciliano e da parte di madre lucchese. Com'è per un artista il 2013, 2014 in sono Italia. D'accordo con com'è? Un altro artista io. Cioè, con chi? Sì, sono d'accordo nel senso che... che è un attore però, eh? Sì, ma parlava di follia quello che sì, sono d'accordo. Io parlerei di follia e di fantasia degli italiani. Ho letto ultimamente un libro che avevo già letto tanti anni fa, che ha scritto Raffaele Carrieri, era un grande critico, poeta, storico dell'arte, l'ha fatto credo intorno al 30, La fantasia degli italiani. E in questo libro si capisce tante cose che sono attualissime oggi. Questa fantasia, essendo noi diventati europei più che italiani, può essere un po' tarpata? È difficile tarpare gli italiani, io credo che l'italiano non ha di questi problemi. Volevo dire una cosa in rapporto al turismo, sono d'accordo con la signora in rapporto al turismo, però credo che vada collegato strettamente con i nostri beni culturali. Noi abbiamo almeno il 60% delle opere in tutto il mondo. Se colleghiamo le due cose, cioè vuol dire che se funzionano bene gli interventi che lo Stato fa verso i beni culturali, funziona anche il turismo. Certo. Le cose sono strettamente legate. Guardate questo. Prego. No, dica lei. Non funziona bene. Non è stato fatto male neppure un inventario di quello che tra l'altro questo. Noi potremmo. Roba da un matto. Io mi viene in mente Tremonti che disse: con la cultura non si mangia. Non era Tremonti, era follia. No, era Bondi. No, l'ha detto Tremonti. Ah, tutte e due l'hanno detta. L'ha detto Tremonti. Comunque. E questo è un paese per il quale dovremmo fare pagare il biglietto per entrare, talmente è bello. Abbiamo detto due nomi che hanno mangiato senza cultura. Però. Vedi, hanno mangiato. Solange. Posso? Sì. Visto che parliamo di lavoro, sì. Di giovani... Tra l'altro, scusa, aspetta un attimino, prima di dirlo. Io ho sbagliato, ho lanciato l'idea anche che Paolo potesse intervenire telefonicamente. Ho sbagliato, avrei dovuto farlo in modo più netto. Ma è vero. Una volta, se mi fa la cortesia partecipare a questo tipo di gioco, mi fa una cortesia. Allora, visto che parliamo di giovani di lavoro, io ho scritto questa cosa sui giovani. Carissimi giovani, è tempo di rimboccarsi le maniche e anche il cuore. È tempo di ascoltare i sentimenti, è tempo di combattere per ottenere la positività della vita. Voi giovani avete in mano la dolcezza e la creatività. Non fermatevi davanti al primo scoglio, ma superate le barriere dell'impossibile, perché tutto per voi diventerà possibile. Bravo. E questo è il nostro auspicio. Stefano, microfono, Stefano. Allora, io ho proposto l'idea di far pagare il biglietto per entrare in Italia, che è un museo a cielo aperto, dove vai da Bolzano a Caltanissetta, no? Però, bellissimo. È vero che però questa nostra potenzialità straordinaria e impareggiabile non è stata ancora sfruttata bene. Un po' quello che hanno detto anche in molti, cioè è mortificante pensare come una nazione come la nostra, che dal punto di vista climatico, artistico, culturale,
da quelle che sono le nostre radici, la nostra storia, siamo così mortificati, e qui mi rallascio quanto è stato detto, ed stiamo diventando veramente i cuccioli dei tedeschi, e questo è veramente... I cuccioli triste. Dei tedeschi, sì, chiedo alla regia 5 minuti ancora. Ma pastori tedeschi o come? Si morde? Magari, io voglio sentire quella signora lì che la dimmi. Suocera di Don Giuliano. Sì, sono la nonna, la nonna. È la figlia. Dici un po' te, tuo dimmi. Pensiero. Ma io sono assolutamente... Ha messo Lili Marlenzo, da appena... C'è anche di tedesco te, eh? Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'Italia è uno dei paesi più belli in assoluto dal punto di vista culturale, artistico, enogastronomico. Quindi, oddio, mettere un biglietto per entrare in Italia no, è poco europeista. È un'iperbole. Però devo dire che assolutamente dovremmo in qualche maniera studiare qualcosa perché questo valore aggiunto io ce la ricetta, abbia poi un ve la dico valore, in fondo. Senti, Serfogli propone una patrimoniale per uscire dalla crisi oppure per contribuire. Te il Serfogli, dunque, la patrimoniale, se fosse veramente una patrimoniale giusta, potrebbe anche essere un'idea una tantum, un po' forte per questi tempi, perché io invece sai cosa il problema è che non ci crede nessuno, Serfogli, che oggi si faccia una patrimoniale giusta, e come al solito pagano sempre i soliti. Aspetta, e questo è il rischio. Una cosa velocissima, vabbè, ma tanto te pagano tutto, però... No, 5 minuti, datemi 5 Luca Gelli, 5 minuti dammi, dai, Epifania. Velocissimo. Aspetta, non ci sono, del resto. Ah, una telefonata però c'è. Credo che sia l'unico modo per rimettere in circolo le risorse e poter calare la pressione fiscale, perché se si vuole calare la pressione fiscale bisogna diminuire la spesa per interessi. Per diminuire la spesa per interessi bisogna abbattere il debito. Se non eravamo nell'euro si faceva un bello stampaggio di moneta, così la gente si ritrovava con la metà della ricchezza. Il problema sì, era risolto ora, perché il debito in termini reali dimezzava. Ora fate il duetto, poi a cena. Non è che ci si può nascondere dietro le responsabilità di chi ci ha preceduto, perché ce l'ha lasciato un fardello che loro non ci sono più, ma noi abbiamo il fardello loro e dobbiamo è roba nostra, non è roba di altri. Trollesi voleva io dire ce una l'ho. Cosa volevo dire una cosa a Trollesi, ma io ne una dico un'altra velocissima. Una cosa velocissima. Dì. La Germania, io ce l'ho con i tedeschi, si vede. Quando c'è stata l'unificazione è stata foraggiata dall'Europa in una maniera fu salvata sì. con la Grecia è stata spietata, con noi lo sarà altrettanto. Allora io invece Dino, lancerei un'altra cosa. Alessandro, rispondi a questa mia sollecitazione. Signori, secondo me questo è il momento. Renzo, si apre la bottiglia a Renzo, glielo fichi proprio, sai, vedi l'aria. Allora, è il momento. Io, per me è il momento di una sanatoria. Una sanatoria proprio di azzerare le multe. Ma comunque azzeriamo. Io guarda, ho la soluzione, Andrea. Secondo me tocchi un argomento, Andrea, giusto. Io la soluzione te la diconfondo. Tanto l'ho già pagata. Ho la soluzione. Però Andrea, voglio aggiungere che un biglietto per entrare in Italia in un certo senso si paga, che purtroppo è stata messa la tassa di soggiorno, che a volte questi soldi non vengano reinvestiti dove dovrebbero andare. Un'altra cosa, volevo dire una cosa sul PD, che spero che il PD attuale faccia quello che ha fatto Renzi quando ha perso le primarie, quindi le correnti del PD lo facciano lavorare, perché in questo momento l'Italia ha bisogno di una politica stabile. Grazie. Bene, allora signori, grazie a voi. Vieni Paolo, vieni. Allora prendimi. Grazie a voi di aver partecipato a questa puntata proprio epifanica, si può dire epifanica, della Befana, no? Grazie a tutti voi e credo che sia il momento di ballare. Allora prendimi, vieni, prendimi, venite ragazzi. Perché vuoi papare, papaveri, e tu se poi beccando l'insalata, che cosa ci vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far. Vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide la piccola papera bionda giocare e si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si